Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un intro allo specchio. Siamo qui per far che cosa, amore? Oggi super allenamento in Venus e vi facciamo vedere i 5 macchinari che ci piacciono di più in assoluto. Quindi più che allenamento vi andiamo a mostrare i macchinari, quelli che ci piacciono di più, e ve li andiamo a spiegare nel dettaglio. Yes. Non so se in Italia questi macchinari ci sono, magari lasciatelo scritto in un commento qua sotto. Siamo arrivati al primo attrezzo che vi vogliamo mostrare. Questo qui è uno fra i miei preferiti per quanto riguarda le aperture del petto. Non è come fare le classiche croci ai cavi al cosiddetto castello, ma qui è molto più comodo perché stai seduto e quindi hai, diciamo, una buona stabilità e riesci a controllare bene il movimento. Chi mi segue su Instagram sa di che attrezzo sto parlando. Perché? Perché nei miei allenamenti che metto nelle storie settimanalmente spesso vi mostro questo attrezzo. La cosa bella, ragazzi, qual è? Che si può utilizzare tranquillamente per fare le croci classiche. Poi si può fare sia con l'inclinazione per i fasci alti del petto, sia con l'inclinazione per i fasci bassi del petto, sia per le spinte, quindi spinte classiche, spinte per i fasci alti del petto e spinte per i fasci bassi del petto. Quindi per me questo è un ottimo macchinario. Poi c'è la possibilità di caricare senza i dischi ma con la stanghettina, quindi questo è molto positivo se si deve fare magari dei drop set e delle serie un po' particolari dove c'è la necessità di andare a scaricare o a caricare il peso mentre ci stiamo allenando. Quindi per me questo è un ottimo attrezzo che i proprietari delle palestre italiane dovrebbero acquistare, perché quando tornerò in Italia per allenarmi in estate, se non ci sono questi attrezzi io vado in depressione, perché sono abituato ormai ad allenarmi qui. Secondo macchinario andiamo a vedere questa specie di pulley, quindi per i dorsali, che a me piace moltissimo. Personalmente anche questo è un macchinario che in Italia credo di non aver mai visto, e anzi diciamo che lo scopo del video è proprio questo, ovvero farvi vedere dei macchinari che abitualmente in Italia non abbiamo quasi mai visto, o comunque, vi ripetiamo, se voi li avete visti e li avete nella vostra palestra lasciatecelo scritto qua sotto nei commenti. Adesso ve lo mostro e vediamo un attimo come funziona. No, come avete visto, praticamente l'appoggio è lo stesso del pulley, quindi si puntano i piedi, e poi però la cosa figa è che al posto del classico cavo ci sono questi che sono mobili, quindi si adattano, l'impugnatura si adatta al verso, diciamo, naturale che il braccio farebbe al posto di avere una traiettoria fissa e bloccata come quella della maniglia classica del pulley. A me piace moltissimo e personalmente sento un grandissimo feeling. Oltretutto, come vedete, potete fare diverse prese, quindi andare a lavorare sia nella parte proprio del dorsale che andare a lavorare anche per i deltoidi posteriori, facendo appunto delle tirate verso il petto. Ora vediamo l'esercizio numero 3. Adesso Gianmarco vi mostra un macchinario che io chiamo il macchinario della morte. Ora ve lo facciamo vedere. Allora ragazzi, come vi ha detto Irene, vi mostro questo fantastico macchinario che io non l'ho mai visto. Anche quando siamo andati negli Stati Uniti questo non l'ho visto. A me piace molto perché lo utilizzo spesso per fare i tri-set. Che cosa sono i tri-set? Significa fare 3 esercizi in maniera consecutiva. In questo caso questo attrezzo serve per allenare i deltoidi. Io lo vado ad utilizzare sia per fare le alzate laterali, le alzate a busto flesso per il deltoide posteriore e la shoulder press.
Ne ero dimenticato, ragazzi, come vi ho appena mostrato, questo macchinario ha la possibilità di fare anche un quarto esercizio, vale a dire le tirate. Se fate una presa larga saranno le cosiddette tirate al petto, se fate una presa stretta le cosiddette tirate al mento. Quindi un macchinario veramente bello se voi avete delle super serie o dei tri-set da poter inserire nei vostri allenamenti. Volendo, con questo solo macchinario si può fare un completo allenamento di spalle. Manca soltanto la parte per fare le alzate frontali, poi per il resto si può lavorare la spalla da tutte le angolazioni. Grazie, ci tengo a ricordarvi che se volete anche voi iniziare il vostro percorso di trasformazione fisica potete scriverci qua sotto nel link in descrizione per il nostro servizio di coaching online. Servizio dove avrete un supporto via WhatsApp 7/7 e un protocollo totalmente personalizzato e cucito su di voi. Vi invito a seguirci anche sui nostri profili Instagram perché a breve ci saranno delle super novità per il nostro servizio di coaching su cui stiamo lavorando davvero da mesi e che non vediamo l'ora di svelarvi. Quindi mi raccomando, seguiteci e non perdetevi queste super novità al servizio. Vi ricordo che il servizio di coaching verrà gestito per quanto riguarda le donne da me, mentre per quanto riguarda gli uomini da Gianmarco. Passiamo al quarto macchinario, macchinario per le gambe. È un macchinario, una squat machine, che è molto figa perché ti permette di poter caricare veramente tanto. Ci sono uomini qua che la fanno anche con più di 300 kg perché è molto sicura. Un po' come quando si va a svolgere il multipower, però a differenza del multipower qua il movimento è molto più naturale e quindi si avvicina di più a quello dello squat libero. Non è la stessa cosa, però ci si avvicina molto di più. Quindi ottima, stra approvata e per un bel booty e delle belle gambe ci piace. Altra comodità che ha è appunto l'appoggio per il collo, perché ha il cuscinetto imbottito, quindi è veramente molto comoda e ha oltretutto anche diversi perni di carico, quindi ci si può caricare veramente tanto. Ragazzi, siamo arrivati al quinto attrezzo. Questo è un attrezzo per i bicipiti che a me piace particolarmente e adesso vi spiego il perché. Come prima cosa mi piace perché il carico è attraverso il cavo, quindi diciamo abbiamo una tensione costante del peso durante tutto l'arco del movimento. Non è come fare un manubrio o un bilanciere dove abbiamo un picco di tensione sul muscolo solo in un certo range di movimento. Qui abbiamo in maniera costante e lineare lavoro sul bicipite durante tutto il movimento, quindi per me questo è un ottimo attrezzo anche per questo motivo. Poi la posizione che ha a livello del gomito, dove andiamo ad appoggiare i gomiti di fronte al pettorale, in poche parole, è un'angolazione un po' particolare che ci permette di lavorare il bicipite da un'angolazione completamente diversa rispetto ai classici manubri o bilanciere o comunque ai classici manubri svolti in appoggio su una panca inclinata. È un lavoro totalmente diverso e quindi io spesso lo vado ad inserire nelle mie sedute di allenamento per le braccia proprio per dare uno stimolo differente di crescita a livello dei miei bicipiti. In più, essendo un macchinario, ha la possibilità di aumentare o diminuire il peso attraverso la classica stanghetta. Quindi è molto comodo se si deve fare, come dicevo anche nel macchinario precedente, dei drop set o delle serie dove si aumenta il peso, si scala il peso, eccetera, eccetera, che magari quando si fa i manubri o il bilanciere non è poi così alla portata perché magari gli attrezzi sono occupati, andare a diminuire il peso diventa un problema, mentre qui è tutto molto comodo, veloce e l'attivazione muscolare è veramente molto molto valida. Siamo arrivati alla fine di questo video, vi ringrazio per averlo visto, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, se fateci sapere se questi macchinari li avete già rivisti, se vi sono piaciuti, se li avete anche nella vostra palestra e lasciateci un commento qua sotto. Ciao a tutti, ragazzi!